sa, no, dico, sa meglio di me come hanno agito i politici siciliani negli ultimi 20 anni, no? Cioè hanno rimandato indietro miliardi di euro, capito? Perché sono delle lotte intestine. Allora piuttosto dice che dalle a te, io li rimando indietro e non li prende nessuno, ed è una cosa demenziale. Allora mi auguro che adesso con Crocetta, che sta decapitando tutti, devo dire, veramente possa fare quello che si sta promettendo, scegliendo dei collaboratori che abbiano un'onestà almeno rappresentabile. Io farò le mie osservazioni, senza dubbio, anche in campi che non sono i miei. In Sicilia si dice, quando si vuole andare a capire una verità, andare alla testa dell'acqua, andare alla sua gente. E se per esempio una giornata noi ci troviamo di fronte a un albero di arance, la cosa bella è che c'è quest'albero dritto, c'è la fronda, ci sono tutte le foglie, poi se noi lo guardiamo bene ci sono delle radici che sono praticamente speculari a quello che succede sopra, quindi ci sono tutte queste dita che si infilano nella terra che devono cercare una goccia d'acqua. E quindi intanto, insomma, la sensazione dell'arancia è l'acqua, l'acqua come esplosione di verde, di vegetale, tutti questi rami che cercano qua e là di dare linfa. Dall'ingiustizia, dagli inganni del potere, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dalle dolore dei tuoi spazi d'umore, dalle ossessioni delle tue mani, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale e Dio ha cura di te. Thank you.